buio in sala, per cortesia. E musica. Oh, aspetti che sortisco, oh, aspetti, oh, bang, dunque, oh, ah, ci va l'inchino per l'applauso, ecco l'inchino, oh, bang, bang, oh, bang, colto e rispettabile pubblico di tutto l'orbe terracqueo e dei paesi circonvicini, benvenuti in questa piazza davanti al Teatro dei Muratini, che con le loro bastonette oggi vi faranno fare un sacco di risate. Pertanto io mi auguro che tutti quanti voi passiate un buon pomeriggio qui seduti sulle vostre belle cadreghe. E per chi sta in piedi, pazienza, magari crescete ancora, ne? Oh ben, dunque, allora mi raccomando, ne? Sturatevi bene gli occhi, stappatevi bene le orecchie e pronti ad applaudire allo spettacolo che va a cominciare. Io vi saluto e vi ringrazio facendo l'inchino por suè e sprofundis! Questa notte qualcheduno di cui io non so ancora il nome è entrato nel mio castello ed ha rubato la mia corona. Che male, che dolore, che tristezza, che malinconia, ma vi giuro e vi prometto che il giorno che io troverò il malfattore lo farò sbattere in prigione e getterò via la chiave, perché queste sono cose che non devono essere fatte. Rubare la corona a un re! Ma ora ho già in mente un piano per trovare e scovare il malfattore. Quindi non mi rimane altro che dare questo difficile incarico al capo dei nostri guardiani, al carabiniere, simbolo status della forza della disciplina, che qui a me ha sempre reso grandi servigi. Pertanto lo chiamo. Signor carabiniere! Signor carabiniere! Deve essere sordo! Signor carabiniere! Forse non c'è! Signor carabiniere, sono io, sono il re! Un momento! Ha detto un momento! Un attimo! Ha detto un attimo, si sbrighi presto! Che robe! Mi sembra matto! Signor carabiniere! Signor carabiniere, so qua, sono io, sono presente! Ma basta! Signor carabiniere!
vi debbo dire una cosa gravissima. Uè, che state? Aspettate che ve lo dico. Questa notte dei terribili assassini si sono introdotti nel mio castello ed hanno rubato la corona. Uè, sì, veramente, sì. Dei terribili formaggini. Ma che formaggini, formaggini, ho detto assassini! Ed hanno rubato la corona! Ed ora io, il re senza corona, sono un re scoronato! Sì! Ah! Oh! E quindi ora vi dico, setacciate tutto Torino e i paesi circonvicini, trovate i malandrini e gettateli in prigione, altrimenti vi farò tagliare la testa! Uè, la testa no! Non vi preoccupate, ci penso io, com'è vero che io sono io, ci penso io. Voi ve ne andate e io resto. Io interrogo, setaccio, scovo e trovo, e quando l'ho trovato, in galera lo porto. Bene, molto bene, allora io me ne vado, appunto andà, 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 io me ne vado, e andà! Mamma mia, vado, stavo sempre qua. Sto verificando se trovo delle facce sospette. Delle facce che non mi ispirano. Vediamo. Domanda. Chi di voi ha rubato la corona al re? Io. Uè, che? Mamma mia, un popolo di ladri. Qua oggi si fanno affari dopo. Dico, banda alle ciance, banda agli scherzi. Voi scherzate, bambini, ma io capito. Dico... Chi ha rubato la corona del re? Io! Ma una cooperativa è stata, E dico, no! E l'altro può essere uno, al massimo due, facciamo tre! Ma non esageriamo! Comunque, sappiate bene una cosa, che io da questo momento andrò a cercare questo lato, questo farabutto, questo mammaluc, e quando lo pigli, lo sbatto in prigione! Avete capito buono? Ma anche i grandi hanno capito! Sì. Guardate che secondo me il ladro sta seduto in mezzo a voi, magari il vostro vicino. Voi che fa? Ho detto forse il vostro, non inizia a toccare il suo vicino, con la scusa, sto birichino, ma mai. Comunque, bando alle ciance, bando agli scherzi, io vado a cercare sto farabutto e se lo trovo lo sbatto in prigione, lo sbatto in prigione, in prigione, in prigione, in prigione. Oh sì, che bello, perché prima domina, domina, stessa. Sì, sì, che la mia, la sua stessa qua. Dai, se vuoi, al tairin, guardi un po' come ballin, e balli pipin, le paese note, che le tue attivi. Oh, bugni, 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 e qui una volta, ancora una volta. Oh, bugni, 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 e qui una volta, e poi papì. Oh, ben, dunque, momento, ne? Un po' di attenzione e un po' di silenzio. Momento che ci devo chiamare un attimo la mia bella Giacometta che le accade. Giacometta, mia bella Giacometta, se mi San Giandeo non fare per piacere. Giacometta, mia bella Giacometta, se no io sul tuo bel Giandeo non fare per piacere. Giacometta, Giacometta, se mi San Giandeo non fare per piacere. Giacometta, non fuori per piacere che se mi... Oh, ma cosa urli, Gianduia? Quanto li bella. Aspetta un po', No, ancora io. E ancora... Oh, ma chi... Cos'è? Gelosia la vostra? Oh, protagonista sono io e il bacio lo do io. Ecco, punto. E oh, mia bella Giacometta, e sono io San Gianduia. Allora, dunque, mi hai preparato il pranzetto? No! E perché? E perché a casa sono rimasta senza legna. Oh, mi povera Giacometta, l'è rimasta senza la legna. Oddio, non ti preoccupare, Ora io ci vado nel bosco, che sta da quella parte. Prendo un po' di legno,
vengo nella tua bella casotta e poi ci facciamo qualcosa da mangiare, cioè, una bagna cauda, un bel piatto di pulenta, un piatto d'agnolotti e un bicchiere di vino, che facciamo una bottiglia, meglio una botte, ne? Oh, ben, bravo Gianduia, allora sbrigati e vai! Oh, va bim, vado, mi bella Giacometta, ti resta qui, ne, che io ci vado e ci torno, e per Disney sono di nuovo da te. Te svichi, ma ne? Ah! Cosa c'è? Vai! Io vado però. Ma cosa c'è? Il fatto che di là, no? Cosa c'è? No, il fatto che di là. Gianduia, c'è smacchi! No, mica matto! No, il fatto che là, proprio dietro quella strada là, vicino a quel cassonetto di là, hai una roba tutta d'oro casberluccica. Gianduia! No, che matto, sta a vedere, né? Adesso ci vado a prendere, guarda te che roba, ma dimmi te se qua dietro deve esserci una roba così, con questa forma tutta strana, guarda, tutta d'oro, né? Ma Gianduia, è bellissima, chissà che cos'è, ma come chissà che cos'è, è la corona, è appunto. Forse lei addirittura una corona reale, chissà chi l'avrà per dire, chissà chi è che gli c'è cascata dalla cerebisgnoccola qualche nobile, né? Senti Giacometta, facciamo una bella cosa, ciappaline, portala nella casa, dagli una bella lucidata e magari se viene qualche principio a richiamarla, noi ce la diamo e ci abbiamo anche un pozzoli, né, che fa sempre piacere. Ma non so se è una buona idea, no, che lei è una buona idea, vai, che intanto vado a cercare la legnola, né? Oh, ben, te guardi che roba, una corona, ma chissà chi l'avrà perduta, ma non mi davanti, già, e magari c'è cascata, oh, che bello, vabbè, andiamo a prendere la legna, doma. Molto bene! grazie! Silenzio! Shh. Zitti! Devo recuperare un oggetto che ho lasciato qui ieri sera! Silenzio! Zitti! Yep! Non c'è più! Ah, non c'è più! Dove sarà finita? Eppure ero sicuro di averla nascosta qua dietro! Fammi vedere bene, non c'è! Oh, qualcheduno deve averla presa, ma io devo recuperarla! Scusate, bravo popolo! Per caso qualcuno di voi sta mimica? Se qualcheduno ha preso la corona che mi è cascata ieri sera dalla testa? Vado sempre a destra e trovo la corona? Io vado, Ecco, più di così non posso andare, sto sbattendo contro la tela del teatrino e la corona non c'è, cos'è, mi prendi in giro? Vado a sinistra, anche qui sono al limite del tè, la corona non c'è, cos'è, mi prendete in giro? Vado giù, qua sotto non c'è niente, voi mi state prendendo in giro? Da bravi, ditemi, chi ha preso la corona che mi è caduta ieri? Ditemelo, perché è un appuntamento importante con dei ladroni. Chi? Gianduia? Gianduia il contadino? Gianduia ha sbagliato. Ora lo aspetterò e quando arriverà gli salterò addosso, lo farò parlare a suon di bastonate e lui mi ridarà ciò che è mio. Oh, ciao Maria Bernetta, lei sì che l'hai trovata, guarda che bel bastone che ci ha trovato, è proprio bello, con questo qua riesco a fare un sacco di bella legna. Oh sì, mi è proprio venuta una bella idea. Oh già, adesso vado alla mia bella Giacometta e quando sarà andata la mia bella Giacometta allora io posso andare, scusi.
però mi ha spettacchiato tutta la faccia. Tu hai preso la mia corona? Chi? Io? Sì, tu. Chi? Io? Sì, tu. Io? No, 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 no. E invece qua i bambini mi dicono di sì. Chi? Bambini? Saranno ubriachi o forse un po' ciecati, ne? Dicono le bugie, bambini. Comunque io devo andare. No, tu resti qui. Certo, scusi, ne? Ma io dovrei andare. No, tu resti qui. Adesso o mi ridai la mia corona o io te le faccio vedere delle belle. Cos'è? Mi fai vedere un film o delle fotografie? Non hai capito? Prendo il bastone che hai in mano e ti do un sacco di bastonate. Veramente? Sì. E come fai? Faccio così. Ale, ciopa! Ale, ciopa! Ale, ciopa! Ale, ciopa! Ale, ciopa! 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 Ciopati, 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 Bobby, Giacometto! Sammy, sono Gianduia, trovate il pezzo di legno, possiamo accendere il fuocherello e andare a mangiare. Con permesso, io devo andare. Giacometto, dietro la porta che arrivo! Fermi tutti! Che nessuno si muova! Qualcuno, anzi, meglio dire, un onesto cittadino mi ha detto che un tale di nome Gianduia questa notte ha rubato la corona del re. E invece che? Va bene, se non è vero, lo vedremo. Ma se è vero, lo vedremo. Ora scusate, mi sapete mica dire dove abita questo Gianduia? Oh, un momento, ehi, è qua che se parlate tutti quanti non capisco niente, ehi. A sinistra, di qua, e io vado di qua, ma dall'altro, scusate, ho capito, ma no, no, aspettate, a sinistra è questa, e io vado di qua, allora dire a destra, e io mi vado a destra, no, un momento, se io arrivo da destra, quello potrà essere a sinistra, aspetta, aspetta, c'è scritto là, casa di Gianduia, il sabato, casa di Gianduia, e mo busso. Aprite! Aprite la porta in nome della legge! Sono il maresciallo Chitto e Spadaccio, nipote di Chitterone, figli Chitterella! Aprite! Aprite! Sono il maresciallo Chitto e Spadaccio, nipote di Chitterone, figli Chitterella! Senta, signor Siacallo! Figlio del maccheroni e nipote della mozzarella. In casa di Gianduia non c'è nessuno. Siamo partoriti per un viaggio nell'oceano Mediterraneo. E forse ci ritorniamo per dicembre. Se deve lasciare qualcosa, ci lasci un bigliettino. Uè, ma sono bigliettini. E allora sapete che faccio? Dico, sapete che faccio? Dico, sapete che faccio? E lo so che non lo sapete perché non ve l'ho ancora detto. Sfonda la porta. Aspetta, aspetta. E una. E due. E hop, 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 hop. Poi sfonda la porta. E una. Hop, 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 hop. E due. E hop, 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 hop. Yedr. Permette un valzer. Ma guarda un valzer e valzer. Uè. Ehi, se muoi! Dica! Una domanda! Voi siete voi? Certo che io sono io! E voi siete voi? Io sono sempre io! Ah, anch'io sono sempre io! Tanto piacere, ne? Giovinotto! Che è stato? Giovinotto, voi avete fatto un fatto che non andava assolutamente fatto, ma visto che questo fatto ormai l'avete fatto e quel che è fatto, con questo fatto io mi domando! Ma che discorso ho fatto? Boh! Vamo!
Giovinotto! Sì. Per quello che avete fatto e quello che non avete fatto, voi avete fatto un fatto assolutamente mal fatto e pertanto io vi sbatto in prigio. E perché? Ma come perché? Perché voi vi siete rubati la corona del re. Chi? Io? No. E invece sì. E invece no. E invece sì. E invece no. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. No. Silenzio. Voi dite di no. Io dico di no. E io dico di sì. E io dico di no. Ho capito. E allora? Ora entro in casa vostra. No, no, ma vengo qua che in casa mia c'è Giacometta, la mia mogliettina è un po' timida. Non mi importa, entro in casa. No, ma senta, venga qua, c'è il pubblico, guardi che bello, saluti i bambini. Ciao bambini, ma che mi fa fare? Io devo andare in casa. No, ma senta, venga qua, ecco, guardi, ci sono anche tutte le mammine belle carine. Quante sono, ma che mi fate fare? Io devo andare. No, ma venga qua, guardi, c'è il cielo. Dove? Là sopra. Uè, che bello, ma che mi frega a me del cielo? No, ma senta, io devo andare. No, ma senta, io devo andare. Ah! La giadruota! No, ma senta, io veramente... Fatti zitto! No, ma senta, io veramente... Non sono innocente! Statti zitto! Questo è il fatto che dimostra che voi avete rubato la corona del re! No, ma veramente, lasciami spiegare... Silenzio! E adesso, Gianduia, voi verrete condotto in prigione! Ma io sono innocente, non m'ho morto! Ora io vado morto in prigione! In prigione, ma sei innocente, non lo fa. In prigione, ma sei innocente. In prigione. E anche questa volta la giustizia ha trionfato. E Gianduia mo viene condannata. In prigione. Oh, mi pur Gianduia, ma guardi chi gli roba. Ammi pure, ammi, povero Gianduia! Ammi, 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 ma chi guardi, ne? State zitta, in prigione! Ma io sono innocente, non ho fatto niente! In prigione! Ma io sono innocente, non ho fatto niente! In prigione! Ai, 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 ai! Oie, oie, oie! Oie, ai, 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 ai! Mamma mia, che snasata che ho ciapato! Ai, 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 ai! Senta, signor maresciallo! Stati zitto, vai, voglio! È tutto ormai fatto, è tutto combinato. Voi avete fatto un fatto terribile. Ma io sono innocente, stati zitto. E mo, domani, voi verrete condannato davanti a un equo tribunale che vi accuserà di aver rubato la corona del re. Reato gravissimo! Pertanto, probabilmente ci sarà o la pena di morte o la morte penale. Beh, vediamo. Ma io sono innocente. No, stai zitto. Comunque, visto che tu sei un carcerato, come tutti i carcerati il giorno prima, hanno diritto a ricevere il cappuccino. Senta, non è che per caso potrei avere un bicchiere di vino, perché a me il cappuccino piace mica tanto. Poi voglio, ma che capì? Io ti mando qui il cappuccino, il prete, il confessore. Ah sì, oh peccato, un bicchiere di vino andava meglio. State zitto! State qua buono, buono, buono. State qua buono, buono, buono. State. Dormi, dormi. Dormi, dormi. Dormi. Mamma. Ma che mamma, state giù. Dormi, dormi. Dormi, dormi. Dormi, dormi. Dormi. Mamma. Ma che mamma, state giù. Andiamo a chiamare il cappuccino. Gianduia, 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 chi è? Gianduia, chi è? Gianduia, e chi è? Gianduia, e chi è? Gianduia, e chi è? Gianduia, e chi è? Vieni, vieni figliolo. Oh papà, ma che papà è papà? Io ho detto figliolo perché giustamente sono il tuo padre spirituale. E cos'è? Sono nato sotto spirito come le ciliegie? Ma no, Gianduia, io sono padre Brasciola. E io il fratello di pasta e fagioli, tanto piacere. No, Gianduia, io sono qui
perché mi hanno detto che tu hai commesso un peccato gravissimo. No, no, guardi che io non ho assolutamente fatto niente. E deve essere stato un altro, un tale che io ho bastonato, e è stato lui che mi ha denunciato. Ma dici veramente, Gianduia? Oh, sì, sì, dico proprio la verità, sempre la verità, nient'altro che la verità. Ma io mi devo fidare di te? Oh, sì, sì, ci deve fidare. Anzi, vado subito a dirlo lì allo siacallo, allo scimmiallo, il papagallo, insomma, quello lì. Adesso vediamo, Gianduia. Io cercherò di fare tutto il possibile, però sappi che io mi devo fidare. Ecco, appunto, ci fidi. Gianduia, ora senti qua. Prima che io me ne vada comunque, già che sono qui, tu dimmi tutti i tuoi peccati. Tutti. Oh, ma sono tanti. Dimmeli tutti. Va bene. Proprio. Finito. Tutto qui. Sì, io non pecco mai. Sono un bravo ragazzo. Ah, va bene, Gianduia. Allora adesso vedrò cosa può fare. Andrò subito dal maresciallo e gli dirò quello che ha sentito. Ecco, e ci dica anche quel che il tizio lì c'ha un vestito marrone e poi c'ha i capelli e c'ha il naso, la bocca e due occhi, due orecchie un po' sporche e un alito che fa schifo. Ha capito? Va bene, Gianduia. Io va, ecco, appunto, vada, non perda tempo, vada! E se non va? E se si dimentica? E se il carabiniere non trova il vero colpevole e mi lascia qui? Oh, mio povero Gianduia! Bambini! Sono così disperato! Ammi che mi viene da piangere! Ammi che paura, ammi! Ammi che mi viene da piangere! Ammi pure, ammi, mammi, tutto ciò l'ho già letto qui in questa patria galera. Ammi. Ciò l'ho letto. Cari bambini, ormai mi sento bello che mortuto. Morirò qui dentro. Ammi. Pietate, ma un attimo al bagnetto, non malvagno. Io sono... fammelo dire, la battuta del copione. Io sono... la morte! E ho sentito che qualcuno si lamentava perché era morto! E allora, dov'è questo morto? Allora? Non c'è nessuno? Maledizione, vabbè, sarà per un'altra volta. Oh, beh, almeno quello l'ho fatto. Sono andato al bagnetto e sono stato proprio bene, eh? Oh, sì, però, cari bambini, se rimango qua, mi sentirò morire, sì. Oh, Umberto, ci devo tornare al bagno, con permesso devo andare, ne scusate. Io sono la morte! Mi hanno detto che qua c'era qualcuno che stava morendo. Dov'è? Cos'è? Qualcuno vuole prendermi in giro? Guardate, io sono molto occupata, molto da fare. Vabbè. Se non c'è nessuno, tornerò giù. Oh, beh. Allora, anche sto bisognino è bello che è fatto, eh? Oh, già. Oh, beh. Intanto qua non siede nessuno, solo soletto qua dentro. Oh, mio. Ho paura,
che un giorno o l'altro ci morirò io qua dentro. Oh, sì. Vabbè, tanto bisogna avere un po' di fiducia, eh? Sì, perché la fiducia lei è tutta quella che serve. Già, perché è tanto importante avere della fiducia, perché chi non ha fiducia è sfiduciato e non bisogna mai essere sfiduciato. Assolutamente, eh? Già. E dovete sapere, cari signori e signori, che la fiducia è proprio la base di tutta la nostra opinione pubblica e privata. Anche perché il privato non ha niente a che fare col pubblico, mentre il pubblico ha a che fare col privato. O forse no, ma l'importante sempre è avere della fiducia. E perché la fiducia dovete sapere che è un caso molto molto importante. E senza quel caso importante la fiducia non avrebbe speranza. E visto che la fiducia è sempre l'ultimo a morire, l'importante è avere fiducia. E la fiducia è sempre una cosa importante. Cosa? Ho uno scheletro dietro. Non mi fate ridere, né? Ah, bella che fatto. Carino. Molto carino. Una bell'anima. Molto bella, molto molto bella. Sì, come il culto della padella. Un'anima castepura. Sì, piccola piccola che smia una miniatura. Un'anima imponente. Sì, che sotto c'è un alito spusolente. Cosa avete da ridere? Vi fanno forse ridere le mie parole? E allora perché ridete? Cosa? Ah, è lui! È lui che fa lo spiritoso, vero? Sì! Ora vi farò vedere io come tratto quelli spiritosi! Ehi, chi ne è andato? Io ho fingito di essere mortuto perché mi ha preso uno spavento! Allora se sei andato quasi quasi bambini io provo a scappare, perché ho visto che dietro il bagnetto c'era proprio una piccola finestrella che... Dicevo, ho visto che nel piccolo bagnetto c'è una piccola finestrella che forse forse quasi quasi potrei... Dicevo, dietro la finestrella c'è un piccolo... Ma insomma dietro la finestrella c'è un piccolo finestrella... È stato che... Forse posso scappare... Ah magari io scappo... Forse posso scappare... Allora io scappo... Oh, allora? Cos'è? Hai passato per picchiare! Guardate che qui non c'è mica nessuno! Ah, assolutamente no, no! Qua non c'è assolutamente nessuno! Gianduia! Chi è? Gianduia! Chi è? Sono l'amor! Sono l'amor! Sono l'amor! Sono l'amor! Mortadella! No, io sono l'amor. La mortacchia. No. Io sono l'amor. L'amor. E dunque, fammi pensare, l'amor, la morra, no. La mortadella, no. La mortacchia, no. La mortina, no. La mortuzza, no. La mortella. Oh, che noia! Sono la morte! Oh! E bisognava dirlo così forte! Oh, che mi hai fatto venire uno spavento che l'è partito dalla gola, è andato giù per l'esofago, è arrivato all'intestino, si è girato nello stomaco, insomma, mi ha fatto appesantire le mutande, eh? Ora Gianduia, ascolta! Io sono venuto qui a prenderti! Perché? Perché è giunta la tua ora! Ma sì, e che ore sono? È l'ora di morire! Veramente? Sì! E se io non volessi? Non importa! O vieni con le buone, o vieni con le cattive! E chi sono le buone e chi sono le cattive? Così posso scegliere! Le buone sono che tu vieni! Le cattive sono che tu vieni! A suon di bastonate! Veramente? Sì! Tu mi vuoi bastonare? Sì! Veramente? Sì! E provaci! Ah, osa sfidarmi! Ti accontento subito! Ale! Ciapa! Ale! Ciapa! Ale! Ciapa! Ale! Ciapa! Ale! Ciapa! Sia la morte è mortuta! No!
sono viva e vivuta, e ora vedrai, Ale! Dammi il bastone. Il bastone non te lo do. Dammi il bastone. E io il bastone non te lo do. E dammi il bastone. E io il bastone non te lo do. E dammi il bastone. Quel bastone? Sì. Quel bastone? Sì. Zoppa. Non così. Dammi il bastone. Quel bastone? Sì. Zoppa. Non così. Ah no. E così e così? No. Così, così, così? No! E così, 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 così? No! E allora così, 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 così? E così, così, così? Aia, basta, basta, basta! E io mi sono fermato, ma lei va avanti, ne? Ah! 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 Muoio! Ecco, brava, muori. Signora morte? Signore morte, mortina, mortanella. Scherzavo, ne? Signora morte, stavo scherzando. Signora morte, stavo scherzando e scherzavo e scherzavo e scherzavo. Guarda, guarda, ne? Si è fatta tutta mogia mogia. E si aspetta che la butta giù di sotto, ne? Signor burattinaio, zappa sto mostro, ne? Zappa lì. Ecco, brava, ne? Oh, che intanto io aspetto, aspettisco. Fermi tutti in nome della legge! Ho appena catturato un disonesto! Si apri la cella! E tu vai dentro! Insieme a Gianduia! Basta! Magari è lui il furfante! Aspetta, che mi nascondo! Ma io sono innocente, signore! Statti zitte! Vai, 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 che nasce! Ah! Ah! Mi hanno incastrato! Maledizione! Ma io troverò il modo di uscire di qui, sì, certamente! Ecco qua, e troverò proprio il modo di uscire. Chi è? Io troverò il modo di uscire. Chi è? Dicevo che troverò il modo... Ehi! Mi avevano detto che in questa galera, questa prigione, in questa cella, c'era qualcun altro, ma io non vedo nessuno. Chi? Ah, Gianduia, così anche lui è qua dentro. Ora lo sistemo, guardate cosa sono riuscito a portarmi in prigione. La, la, e ora fatemi una cortesia. Appena arriva Gianduia voi mi chiamate, io esco fuori, pam! Lo finisco una volta per tutte perché quel tale mi ha già dato troppi e troppi problemi. Sì. Oh, oh, questa prippalengua chi si zappa? Oi, dove l'ha andato? Dove è andato quello lì? Perché se io lo zappo, oh, che lo riduco male. Ma lo riduco di un male. Ma lo riduco di un male. Ma lo riduco di un male. Chi vuoi ridurre male tu? E dunque, chi è che voglio ridurre male? Dunque, vorrei ridurre male... per esempio il salumaio, perché tutte le volte che ci chiedo due etti di prosciutto mi dà sempre un etto e mezzo e dice che sono... Non mi importa! Tu mi hai dato troppi problemi. Grazie a te ho perso la mia corona, ho perso i miei scudi e sono finito qui. E non so come mi abbiano pescato, ma ora io te la farò pagare. Senta, guardi che io sono senza un quadrino, né? Non so neanche uno spizzolo, anzi sono proprio in boletta. A me non importa, io te la farò pagare a suon di bastonate. Eccolo lì, in altro che vuol darle bastonate. Senta, guardi che io col bastone sono molto... il bastone è caduto. Adesso che si fa? Adesso si fa così. Uno. Uno e mezzo. Due. Due e mezzo. Tre. Tre e mezzo. Quattro. Quattro e mezzo. Cinque. Cinque e mezzo. E via con la mazurka. Ale. Ale. E via con la mazurka. E via con... Ma cosa mi fai fare? Io sono qui per bastonarti. Uno. Due. E tre. Mancato. E uno. E due. E tre. Mancato. E uno. E due. E tre. Preso.
E ora che si fa? I casi sono due. O tu confessi di aver rubato la corona, o io ti do giù una randellata di bastonate sulla cibirisgnoccola che ti sposto il pomo d'Adame da nord verso sud e da est verso ovest e poi te lo ripongo di nuovo verso est. Tu osi sfidare me? Il grande bandito spacateste spacabudella? Com'è che ti chiami? Spacateste spacabudella. Ogni muro, che brutto nome, chissà che complessi da piccolo. Sta zitto! Io non confesserò e adesso prendo il pasto. Oh, che villa, anduma sull'altalena, ne qua. Oh, c'è già che villa che me la robano. Dammi il bastone. No. Dammi il pasto. 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 No. Dammi. Siamo vicini, guancia a guancia, come due innamorati al parco del Valentino, eh? Dammi il bastone! E adesso... Ale, ciapa! E 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 adesso... Ciapa anche queste! Ale, ciapa lì, brigante, mamalucco! Aia, aiuto, basta, carabinieri, aprite! Confesserò tutto! Oh, allora, ce n'è da qui, stavamo mica più via. Aprite la cella, sono il maresciallo Gitte Spadaccio, nipote Gitteron e figli Gitterella. Oh, le arriva lo seccallo, voglio dire il pisicallo, il maresciallo. Gianduia, presente. Un tale che è uscito fuori dalla prigione con la faccia tutta piena di bastonate, con 78 kg di padanella red a capo e con 18,54 per gnoccoli, mi ha detto che lui è il vero responsabile che ha rubato la corona del re. E pertanto, visto che tu non hai commesso il fatto che era un fatto che non andava assolutamente fatto, ma visto che quello che è stato fatto è fatto e ormai chi si è visto si è visto, pace amici come prima, voi Gianduia siete nuovamente libero! Veramente? Sì! Ah, ben, con permesso di chi torni Giacometta, pista! Vabbè, Gianduia è stato rimesso in libertà! Pertanto, come si dice, tutto è ben, ciò che vi dice bene! E adesso, yamma cucca un altro veramente! Vieni qua, furfante! Vieni qua! Patriota che una vera matota, cale senza patria, cale senza patria. E si patriota che una vera matota, cale senza patria, senza ruota. La sera batista che, la sera batiglia via, la norma di tutta. Voi ridete, voi siete felici, ma io sono molto triste. Non ho più avuto notizie del mio bel Gianduia. L'hanno portato in galera ed è già passato un giorno e forse domani lo condanneranno. Oh, Gianduia! Gianduia! Come? L'hanno liberato? Veramente? Oh, allora starà tornando a casa. Gianduia, dove sei? Sono alla piola, momento. Gianduia, vieni qui. Momento, che con quel che ho bevuto devo andarci a fare un po' di pipine. Gianduia, farei il falabracco, mi subiti sì? Momento. 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 Gianduia, farei il subiti sì? Oh, che arrivone. Eccomi qua, mi bella Giacomè. Gianduia, allora tu sei innocente. Oh sì, certo che sei innocente, sai che la giustizia trionfa sempre, né? E così, ora che sono di nuovo posto in libertà, posso finalmente andare a consumare quella buona cenetta, né? Oh sì, andiamo dunque. No, un momento, perché prima di andare volevo dire una cosa a questo colto e rispettabile pubblico che ha avuto la pazienza di ascoltarci fino alla fine della nostra commedia. Donc, dal gallico dunque,
io che sono Gianduia e sono un burattino, a tutti quanti voi vi voglio fare un bel inchino, vi mando un bel bacino, e se la nostra farsa e se il teatro dei burattini a voi tutti è piaciuto, voi fateci l'applausino! Musica maestro! Ciao ciao, vai a capina, gumi e gumi, la sassà, poi si singhe, la daria, la e la sassà, la sassà, poi è il baianin, guarda un po' come vale lì, vale pilin, le paesanote, che ne torni a qui. Oh, bundi, 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 qui una volta, qui una volta, oh, bundi, 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 qui una volta, e poi papì. Qui una volta su della porta, ancora una riva sotto la riva, o bundi bundi bundi, ancora una volta dai papi, olè! La lanterina, le rivaglie, l'ufficiale, la ciappa, Maria Catlina, la ciappa, ne salva, fate in là di paesano, passi mi che un portan fan, olè! E mi dava un bel bacino. Oh bundi bundi bundi, ancora una volta, ancora una volta, o bundi bundi bundi, ancora una volta e poi papi, ancora una volta sotto la porta, ancora una riva sotto la riva, o bundi bundi bundi, ancora una volta. Molto rispettabile pubblico, il teatro dei burattini vi ringrazia e vi saluta e speriamo di rivederci presto prestissimo, che dico subitissimo. Ciao a tutti, buona domenica, Rexy da Gianduia! Ciao! Una volta, grazie, ciao, arrivederci!